Beer Food Attraction 2024 continua. Siamo allo stand di Conserve Italia, a Total Horeca Company, un claim che vi fa onore, Andrea. Siamo in compagnia di Andrea Colombo, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Andrea. Ciao Fabio, sono molto contento di essere qua. Ci ritroviamo a un anno di distanza dalla fiera dell'anno scorso, con tanto entusiasmo e la stessa voglia di stupire, di portare progetti nuovi a tutti i nostri stakeholder, ai nostri colleghi, al mercato e ai consumatori finali. Quello di Beer Food Attraction 2024 fa parte degli appuntamenti annuali a cui Conserve Italia partecipa. È un anno ormai che non parliamo io e te di quelle che sono tutte le attività di Conserve Italia, facciamo un riepilogo di quanto successo negli ultimi 365 giorni. Perfetto. Allora, ci sarebbe da stare qui molto tempo a parlare di tutto quello che facciamo, ma partiamo in sintesi da un discorso di riorganizzazione commerciale che si è svolta quest'anno, è avvenuta, abbiamo unificato definitivamente tutto il mondo della rete beverage and food. Abbiamo avuto un anno di grande soddisfazione perché siamo cresciuti nonostante tutte le difficoltà del mercato dovute all'inflazione, ai consumi a volte calanti, siamo cresciuti con i fatturati di entrambe le categorie merceologiche. Abbiamo continuato a portare innovazione, dato risalto a quello che è il patrimonio vero di Conserve Italia, che sono i nostri brand che, ci tengo con orgoglio a sottolineare, fanno parte del patrimonio storico dei marchi che ha il nostro paese. Noi abbiamo la gestione e la fortuna di poter trattare Yoga, trattare Ciri, Io Derby e un ultimo Jolly Colombani, che sono registrati come marchi storici e in questo momento sono anche esposti con tutta una serie di immagini, di comunicazione, di pack storici presso il Ministero a Roma. Jolly Colombani, quest'anno che abbiamo rilanciato negli ultimi anni con una crescita importante, compie 100 anni perché è nato nel 1924, per cui abbiamo dato risalto un po' a tutto quello che è il nostro pack, segnalando sulle confezioni sia del mondo retail che quelle del mondo del fuoricasa questo importante riconoscimento dei nostri brand. Quindi, al di là dell'innovazione che abbiamo come sempre portato in termini pack, mi piace sottolineare anche quello che abbiamo fatto per tutti anche i nostri soci conferenti, i nostri agricoltori. Continuiamo a essere impegnati su un progetto di sostenibilità importante per la nostra azienda e soprattutto per sostenere la filiera con dei progetti ad hoc per cercare di migliorare la redditività dei loro appezzamenti, dei loro conferimenti e per noi per avere la garanzia in termini di qualità del prodotto e di sicurezza alimentare che oggi il consumatore deve avere la certezza di avere comprando i nostri prodotti. Andrea, è stato un anno con più eventi, qualcuno positivo, qualcuno ahimè un po' negativo, ma Conserve Italia nonostante tutto ce l'ha fatta, ha avuto una grandissima forza grazie anche a tutti i lavoratori dello stabilimento coinvolto. Devo dire di sì, insomma adesso sono passati un po' di mesi, sembra lontano, ma noi l'anno scorso in primavera abbiamo avuto un serio problema delle alluvioni qui che hanno colpito le zone della Romagna dove c'erano tutti i nostri stabilimenti, i nostri piazzamenti, quindi andando a danneggiare in maniera molto seria quelli che sono i nostri impianti di produzione. Siamo stati chiusi quasi un mese e mezzo prima di poter riattivare le linee e consegnare, ma devo dire grazie a tutti i nostri distributori, tutti i nostri collaboratori, grossisti, il mondo che ci ha aspettato, ci ha aiutato ed è ripartito insieme a noi, ha avuto fiducia ad aspettare per poter continuare questo rapporto con Conserve Italia e questo forse è la soddisfazione più importante che abbiamo avuto, perché vuol dire che alla fin fine abbiamo seminato bene e la gente è stata anche riconoscente nell'aspettarci per ricominciare un contratto, un modo di collaborare proficuo per entrambi. Diciamo che sia i vostri rivenditori che concessionari, ma anche e soprattutto i consumatori finali, estremamente fedeli a tutti i brand che appartengono a Conserve Italia,
sono riusciti a spezzare una lancia in vostro favore, supportarvi in questa operazione di ricostruzione di tutta quella che era l'operatività dello stabilimento coinvolto per l'alluvione che appunto ha creato problemi serissimi a tutta l'area di quella zona. Voi però nel frattempo avete messo in campo un'iniziativa altrettanto importante, che è l'Accademia dell'Horeca. Sì, siamo molto fieri di questo e penso che sia un atto dovuto proprio per tutto quello che riceviamo dal mondo che ci circonda, e ci stiamo impegnando sempre più ogni giorno a conferire a questa Accademia dell'Horeca tutti i contenuti in termini di ricette, di informazioni, di progetti di sostenibilità, di innovazione, di quello che possiamo fare, veramente metterlo a disposizione, condividerlo dall'ultimo operatore commerciale alle persone che lavorano nei bar, quindi tutti quelli che possono beneficiare possono entrare nella nostra piattaforma B2B, dove gli raccontiamo tutto quello che facciamo, possono scaricare dalla singola ricetta l'informazione commerciale alla qualitativa sul prodotto, le ricerche che facciamo, ed è tutto a loro a disposizione, proprio perché abbiamo questo legame che ci lega fortemente e che vogliamo condividere insieme a loro. La URL per poter raggiungere l'Accademia dell'Horeca è quella che avete visto proprio in sovraimpressione negli ultimi secondi. Andrea Colombo, direttore commerciale di Conserve Italia, molte molte grazie. Grazie mille a voi e vi aspetto qui il prossimo anno. A presto.